Camusso, gli accordi siano validi per tutti, sbagliano CISL e UIL a proseguire solo con la certificazione degli iscritti. Serve un accordo tra le parti sociali che possa essere recepito dal Parlamento con un successivo intervento legislativo. Lo afferma in un'intervista al Sole 24 Ore il segretario generale della CGIL, che definisce un errore l'annuncio del segretario della UIL Luigi Angeletti di disdire l'accordo del 93 sulla rappresentanza. Per il leader della CGIL il sistema di misurazione della rappresentanza va costruito intorno a criteri validi e la base di partenza è il documento unitario del 2008, con il mix tra iscritti e voti ottenuti alle elezioni delle RSU, sul modello di quanto fatto per il pubblico impiego. È un errore pensare di sostituirlo con la sola certificazione degli iscritti, dice Camusso. Perché, se l'approvazione venisse affidata ad una ristretta minoranza di iscritti al sindacato, sarebbe continuamente a rischio la tenuta di intese che riguardano la totalità dei lavoratori di un'impresa. Per il segretario della CGIL, CISL e UIL sbagliano dunque se pensano di continuare su questa direzione, affidando ad un intervento illegittimo del ministro la possibilità di stabilire quale sindacato sia più rappresentativo e che ciò possa determinare l'efficacia degli accordi firmati. Diritti globali 2011, crisi della famiglia SPA, rotta la pace sociale, il PIL cala, meno 80% di investimenti nel welfare in 3 anni. Il taglio degli investimenti in campo sociale del 78,7% in 3 anni, da 2,5 miliardi di euro ai 538 milioni del 2011, e la crisi che si va ad innestare su un modello di welfare vecchio. Risultato, la famiglia SPA a pezzi, con redditi inferiori, niente risparmi e nuovi debiti. La coesione sociale è a rischio e la psicopolitica cavalca ondate emotive generate dall'ansia e dalla precarietà. È questa la diagnosi del rapporto Diritti Globali 2011 curato da Sergio Seggio e presentato oggi nella sede della CGIL. E sempre nella prefazione al rapporto Diritti Globali 2011, Susanna Camusso interviene sul nucleare, ricordando il referendum mai disconosciuto che si è espresso inequivocabilmente contro l'uso del nucleare in Italia e che i diritti di scelta dei cittadini non possono essere calpestati nemmeno ad uso propagandistico. Non basta, scrive Camusso, una pausa di riflessione, serve un ripensamento profondo e urgente sulle scelte energetiche italiane ed europee. Camusso chiede che dopo Fukushima si istituisca una nuova authority internazionale anche sull'impiego del nucleare ad uso civile. La tragedia del Giappone, secondo il leader della CGIL, obbliga ad altre considerazioni riguardo il livello di affidabilità delle tecnologie nucleari e soprattutto non è immaginabile, scrive Camusso, che a realizzare, gestire e mantenere impianti nucleari siano chiamate imprese private che per ragion d'essere rispondono agli azionisti e alla borsa degli investimenti che fanno e dei risparmi che realizzano.